Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Cosa ti preparo? Mirtilli. Ne abbiamo trovati un sacco. Venusi. No. Ehi, amico, rilassati. Siamo al sicuro qui. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni. Dai un'occhiata qui. Sì, aspettavamo il momento giusto, ma da quant'è che siete qui? Perché anche quello... Cioè, un conto è se siete qui da 2 giorni, un conto è se siete qui da 2 mesi. Tutti i giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Molotov? Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta! No. Ferita da mirtillo, eh? Era da tanto tempo che Sam non rideva così. Sprechiamo cibo. Lei non sembra molto preoccupata. Dove stavate andando? Si strozza con un mirtillo. Ci uniremo loro. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Non il figlio. Tranquilla. Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. C'avete delle munizioni in giro per l'appartamento? Per raccattare? Mi sa che non c'è tempo. Dice che è ora di andare. Via. Yeah. Tocca. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla. Come colla. Capito. Bene, bene. Ok. Pronti? Sì. Ok. Bene, stiamo vicini, ok? Via. Yeah. Ci hai già provato? Sì. Sì? L'assicurante. Aspetta, però. Spero che tu conosca la strada. Mi fate preparare qualcosa? In qualche modo? Dove siamo, tra l'altro? Aspetta, nella stessa cosa di prima? No, è un'altra. È un'altra zona. Di qui. Sicuramente. Sicuramente di notte, porca vacca. Già non si vede niente di giorno, di notte. Dove è andato? Sopra o sotto? Sotto, mi sa. Anche per forza. Di notte non si vede una mazza. Quindi se io per sbaglio dovessi cecchinare qualcuno, potrebbe essere anche uno di loro, no? Senza fare troppo rumore. Ti preoccupare, sono un maestro in questo. Ehi, bene, come va? Cerco di restare al caldo. Come va la fuori? Abbiamo eliminato qualche infetto, ma nessun segno dei turisti. Credi siano ancora in città? Sì, sono anche. Se n'è accorto? Come ha fatto? Come ha fatto ad accorgersene? Ma io non capisco.
Non capisco. Cacchi. Coprimi. Merda. Sì, magari col fucile da caccia. Oh, però non so, questa è stata bellissima. Però magari col fucile da caccia da un metro, no. È uno spreco. Cacchio. Ce ne sono altri? Muoviti. Oh, ce la fai? Ok, se no, cioè, ti do una mano. Se non riesci ad ammazzare. Posto? Ho sentito un rumore. Oh oh oh, amico Frizz. Continuano ad arrivare, eh? Occhio. Quella Molotov. Bello però che si possano fare anche in questo modo. Questo è al massimo tutto, cacchio. Bello che si possano raggirare perché loro pensano. Allora, questo non so se è il modo, il motivo, non so se è perché sono stupidi. L'IA, proprio l'IA è stupida, è fatta male. O se è fatta bene in questo modo. Perché effettivamente ha senso. Vabbè, in ogni caso promossa. Va bene. Che sia fatta consenzientemente. O no, vabbè, va bene. Eccoli. Cerchiamolo. Deve essere qui. Vediamo la strada. Lui è laggiù. Uno. Due. È morto? Forse. Aspetta. Chi è che spara? Dov'è l'altro? Ci hanno detto, gli ha detto a girarlo, eh? Bene, ce l'abbiamo fatta. Finito? Ok. Va bene, dai, direi quasi easy, però non mi piace, ho usato troppe munizioni. Cioè, per carità, il caccia mi va bene usarlo contro gli umani, perché poi se troviamo gli infetti non va usato il caccia. Con gli infetti bisogna usare il pompa. Con gli infetti va usato il pompa e basta. O le pistole, comunque non puoi stare troppo a prendere la mira. Tra i maledetti. C'è un cacchio per me? Onesto. Harry, dammi una mano. Non mi ha dato niente per andare là sopra, quanto? Tipo? Oh oh. Ma lo sfondano. Sta apposta? Aspetta, aspetta. Ehi, sono qua giù. No, centro. Davanti, andiamo. Cacchio, era il mio unico colpo. Tieni gli occhi aperti, non è ancora finito. Peccato. Oh, bella sto leone. Questi sono quelli tipo che mettono davanti al ristorante. One Ping Go Chinese. Sì, sì. Dovrebbero essere delle robe buddiste. Credo siano robe buddiste quei. Quei cose. Dove vado, amico? Ah. Ok, controlla. No.
Su, ragazzo, vai. Sta prendendo la rincorsa, mi sa. Ci sei? Coraggio! Merda! Forza, forza! L'hanno bloccato. L'hanno bloccato anche per forza, grazie. Oh oh. Io? Ok, tiriamolo su. Mi dispiace. Andiamo. Cosa? No! Che stronzate! Ehi, ora! Vaffanculo, Harry! Merda. Ok. Restiamo insieme. È l'unica cosa che mi viene in mente. La sfondata, immaginavo. Via. Sfondano anche questo. Hanno sfondato una cosa barricata. Allora, non lo so, la cosa di Harry dà fastidio, però non visto? Non so cosa avrei fatto io, sinceramente. Vabbè, scusa, sono sbagliato anche. Aia. Dov'è? Ah. Ora sei fottuto. Dici? Non lo dire in faccia. Vai. Vieni qua a dirmelo. Non devo sprecarli, cacchio! Non farti prendere dalle emozioni! No! È l'unica sbagliato! Devi proteggere le tue munizioni! Ce ne sono altri, Sicuro. Sicuro ce ne sono altri. Guarda questo com'è morto. No, per l'appunto, io non so cosa avrei fatto, però sicuramente... Non lo so. Forse mi sarei calato. Nel senso che hai i due bambini ti tengono per le gambe, te ti cali e inizi a tirarlo su. Sì, penso avrei fatto così. Però sicuramente l'avrei aiutato. Questo dove lo metto? Allora, posso forse salire da qualche parte? Aspetta. Perché qua sopra è tutto rotto, vedete? Ma non credo di... No, non ci arriva mai. No, l'unica era passare per quel robo. No. Carica tutto. Cacchio, si è messi male con le pistole? Passiamoci sotto. Il punto è lì. Merda. Via. Via, 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 via. Via. Porca vacca. Ok. M'ha preso? Ci sono. La vita ce l'ho. Falli scendere. Quanti colpi hai ancora? Ci uccideranno! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Dio. Mi terrai a galla! A lei! Non abbiamo tempo! A lei! Oh, diavolo! Ah!
sono schiantati da qualche parte. Harry! È sveglio! Ehi, tu. Siamo vivi. Ok. Visto? Che ti ha detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Ehi, no! Harry! Tutto ok. Stai indietro, tu! Ehi. È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio... Un cane, cos'è? Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Che fosse cosa vuol dire? Voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. E alla fine anche... Il posto è pieno di provviste. La situazione è questa, eh. Siete felici di non avermi ucciso. Nel senso che devi... Ehi, cerchiamo in questa zona. Devi valutare anche questa situazione in cui non ti puoi fidare comunque di nessuno. Sì. Troviamo quella torre radio. Non puoi. Ma munizioni c'è? No. Chiedo. Magari vende le munizioni. Sì, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Un granchietto, ciao piccolo. Ma il granchietto prende le forbici. C'era, oddio, c'era un video, porca vacca. Ho visto un video di un granchio armato con un coltello. Sicuramente l'avete visto, era anche una gif, c'era il granchio armato. Mamma mia, la bestia. Allora, lei mi ha detto di andare là, no? Dentro la barca, tutti stanno andando dentro la barca. Io sono stronzo. Olio. Che non credo sia proprio olio. Ciao ragazzi. Scommetto che arriva fin dall'altra parte. Vabbè, andiamo alla barca. Mi hanno iniziato a inseguire, eh. Si può? Tanto non suppongo che si vada troppo avanti. Cioè, no, era solo una barca. Cacchio, però la continua. Allora, raga, siamo fuori, eh. Pare che abbiamo evitato il caso, la follia per un tempo fin troppo lungo. Il mio tempo in mare sta giungendo alla fine. Ho pochi rifornimenti e questa barca ha visto giorni migliori. Sapete una cosa? Prima o poi dovrà succedere. Immagino sia ora di scoprire cosa resta dell'umanità. Tanto cosa può andare storto? Se darò il mio scheletro, fatemi un favore. Non camminatemi sul teschio. Grazie. Ish. Eccolo là. È quello che abbiamo beccato là sopra. In sostanza, credo che questo, per salvarsi, abbia detto, sapete cosa? Me ne vado in mare. Che giustamente anche, però, dopo un tot. Dopo un tot di tempo. Josh Scheffler. Scheffler? Non lo conosco. Non lo so, di Ish. Non so chi è Josh. Sì, ha tentato la fuga in mare, però giustamente dopo un po' finisci carburante e tutto e tocca che torni in riva. Anche perché non riesci neanche più a...
a restare fermo. Oddio, in realtà sì, però non è proprio il massimo. Però no, adesso che ci penso, puoi buttare tipo l'ancora qua, vicino alla riva. Tanto quei robi, allora, gli infetti nuotano? Cioè, non lo so. Non l'abbiamo visto nuotare. Abbiamo visto che galleggiavano. Cioè, se l'acqua è bassa ci riescono a camminare sopra, però. Corri, però. Non è che son proprio dei nuotatori, ecco. Comunque lui. E vabbè. Probabilmente ha tentato una fuga. Ok, insieme. Forza. Facciamolo. Ok, dai ragazzi, via. Nelle fogne, no. Torniamo da qua. Cioè, porca vacca, finisce. Fai gli infetti. Ok, finiti gli infetti, iniziano ad esserci gli umani. Va bene, finiti gli umani, tornano gli infetti. Che palle. Che palle. Ehi, fuori le torce. Sempre stanno. Aspetta un attimo, la torcia. Ben tutto. Cioè abbiamo tutto. Fuorché le munizioni. Mannaggia loro. Oh, segreto? Una piastrina? No. Tanta roba. Robert Righetti. Boh. Sarebbe bellissimo se tipo fossero degli easter egg o comunque dei nomi di persone che hanno lavorato al gioco. Vedete che figata? Cioè i crediti non credo, cioè non ha senso. I crediti sono le targhette delle luci. Io vado con Ellie. No? Perché? Anche a me. Non abbiamo molte opzioni. Fai meno casino? Magari? Si va avanti da lì? Perché lì c'è una botola, eh? Ascolta un attimo. No. Sai cosa ti dico? Vado di qua. Se riesci ad aprirla, striscio dentro e sblocco la porta. Che cavolo, che razzo enorme. Insomma. Lei c'era alle fogne con noi? Non mi ricordo, sì. Cacchio, quello qui è un ammasso di ratti. Porca vacca. No, non, forse no. Non c'era. Grazie. Gentilissima. Questa è, ok, è una di quelle zone segrete. Stavo che non ho ascoltato il tipo. Ma sì, che strano con lei. Ma da Tom? Sono lì per qualche mese e il mondo ha fatto in fretta ad andare. Ce ne infetti e non che cercano di ucciderti. L'umanità non è più in cima alla catena alimentare. Mi sorprende di essere ancora in vita. Dopo tutto questo tempo, queste fogne sembrano abbastanza sicure. Il numero limitato di entrate e uscite lo rende più facili da difendere. Ma chi è questo? Auguratemi buona fortuna. Ish! È arrivato nelle fogne! Grande Ish! Mio amico. Grandissimo. È sceso dalla barca, ha visto la situazione. È una schifezza. Via! È andato nelle fogne, probabilmente lì, non so perché. Quello era il suo corpo, comunque. Sicuramente era il suo corpo.
Non so come ci è arrivato là fuori, però, perché era chiuso il passaggio delle fogne. Va bene, dai, andiamo avanti. Abbiamo fatto un attimo di scorta che non ci sarei. Mi servono le munizioni. Se fossero così gentili da darmi altre munizioni. Anche perché io ho la scorta per combattere solo con le Molotov, tra un po', eh. Ho più Molotov che Possiamo uscire da munizioni. qui. Sì? Non c'è modo di arrivarci. Beh, io non so nuotare. Sto sbagliando le Castrata. Ok, Joel. Come attraversiamo? A nuoto. Inventarci qualcosa. A nuoto, amico. Ehi, questo affare è su una specie di binario. Forse possiamo usarlo in qualche modo. In che senso? Guardate, un generatore. Sì. Vado a nuoto, raga. Via. Aspettate lì voi. Adi. Che problema c'è? Fammi giusto vedere se c'è qualcosina da raccattare qua. Se non credo. Lì da salire? Non ci Ma arrivo. cagare. Io prenderei la rincorsa da sotto comunque, eh. Non so se l'avete mai fatto al mare. Prendi la rincorsa da sotto. E tipo, ti dai una spinta. E arrivi sopra. Ok, forse ho tolto il robo che incastrava. Harry, fai una prova. Ok. Ottimo. Ci siamo. Cioè, arrivo in fondo, mi do una spinta coi piedi e praticamente salto. Perché ovviamente con le braccia non ho così tanta spinta. Con le braccia non ho la spinta per uscire dall'acqua troppo. E quindi vado con le gambe. Se si tocca, ovviamente, e se non è troppo profondo. Se è troppo profondo è inutile. Allora, abbiamo diverse strade. Posso fabbricare niente. Mortacci. Mortacci, stracci vostra. Lo so. C'è un clicker. Sono dietro la porta. Va bene. Allora, abbiamo una zattera. Sicuramente con questa possiamo intanto portarci Ellie e forse anche il bambino e spero che quell'altro sappia nuotare. Ah, di nuovo questa cosa. Dai. Zitta e muoviti. Ellie? Andiamo, Ellie. No, ecco fatto. Astuto. Voglio provare una cosa. Vediamo se il generatore è ancora attivo. Tentar non nuoce. Cosa sta succedendo?